vi presento i protagonisti. Prima di tutto Filippo Berto, che è l'autore di questo libro che andremo a presentare, Made in Meda, il futuro del design ha già mille anni. Il titolo un po' già dice tutto anche della straordinarietà, della particolarità che è questo libro, il futuro che ha mille anni e che si snoda nel presente. Abbiamo avuto questa fortuna di riconoscere delle cose bellissime che avevamo sotto mano e che non ci rendevamo conto, e da quell'incazzatura poi è nata la voglia di accendere la luce sotto queste cose che vedevamo, di accendere i riflettori sopra un mondo che in realtà non veniva così raccontato, non veniva così messo, data l'importanza che ne necessitava. Certo, l'importanza viene data a tante altre cose di grande valore, che sono magari a Milano, che sono negli showroom, che sono in giro per il mondo, però secondo noi un grande, grandissimo valore c'era la storia di queste persone e la storia di una città che ha mille anni, perché poi mentre andavamo in giro a raccogliere le testimonianze e andavamo in giro per la città ad ascoltare le persone che ci davano una mano per il libro, quando abbiamo incontrato Felice Asnaghi, che ha fatto questo tutta una vita per raccontare questa città, caspita ragazzi, mille anni, è pazzesco! Nel mondo di Meda, che è stato un boom d'oro per Meda, ci sono stati dei personaggi eccezionali, dei maestri incredibili, e tutti assieme hanno fatto qualcosa che nel mondo non si farà mai. Non è facile incontrare persone come Filippo, con tanta voglia di mettersi in gioco. Grazie a Filippo, che con la sua azienda ha reso possibile questa alleanza. E Made in Meda da poco tempo è anche un libro, quindi un documento, una testimonianza raccontata da un medese di cosa è essere, secondo me, imprenditore a Meda e l'importanza di unire imprenditoria con il nome della città di Meda. Questo è un altro spunto, Filippo, che si vede nel libro che abbiamo, che dobbiamo sapere anche dov'è Meda, perché c'è dappertutto, soprattutto nel campo arredamento, dove ognuno al suo interno vive la propria vita. La storia di Meda è per buona parte un terreno ancora inesplorato, non tanto la storia medievale, che un po' è stata studiata, sono uscite tante pubblicazioni negli ultimi 20-30 anni, ma la storia moderna, cioè 5, 6, 700. C'è qualcosa, ma dal punto di vista storico è veramente una miniera ancora da esplorare.